Ciao, sono Sulpizio Francesco. Oggi ti voglio parlare su un metodo su come imparare a stimare la velocità del vento in base a ciò che hai attorno, quindi ciò che vedi, la vegetazione. Per farlo userò la scala di Beaufort, che ora ti vado a dimostrare e spiegare. Chi era Beaufort? Lui era un ufficiale della Marina inglese che inventò questo metodo empirico. E quindi ha dato una scala di valori, vedete, da 0 a 12, e ha dato un nome alla varia velocità del vento, poi ha stimato le velocità in nodi metri al secondo chilometro orari, gli effetti, ciò che vedi, quindi se la scala di valore 0, vento calma, quindi vento a meno di un chilometro orario, calma, il fumo sale verticalmente, quindi tu intorno a te vedrai calma e il fumo sale dritto, anche se il vento oscillerà leggermente, ma comunque sia ad una velocità, ecco, di 0,2 metri al secondo, quindi veramente impercettibile. Il mare è uno specchio, quindi altezza onde. Ecco, altezza onde devi valutare non le onde a riva, che le si infrangono sul bagnasciuga, quindi c'è la risacca e fanno comunque onde, devi vedere in mare aperto, dove c'è massa, molta massa di acqua. Lì comincia a vedere l'altezza delle onde e allora vedrai che questi valori cominciano a riscontrare. Adesso andiamo avanti, andiamo avanti. Cosa ti serve per imparare? Solo per imparare. Intanto la scala di Beaufort. Io qua ne ho questa l'ho realizzata io, l'ho semplificata, un pochettino ho arrotondato i valori, tanto stiamo lì. Quindi scala di Beaufort. Tutto il resto l'ho fatto io perché me la porto appresso per stimare, qua si può stimare in base al miraggio, come vedi salire il miraggio del calore e poi stimare, poi c'è la stima mediante l'angolazione delle bandiere, ma di questo te ne parlerò in un altro video tutorial dedicato. Quindi scala di Beaufort e un anemometro. L'anemometro cosa ti serve? Tu guarderai le oscillazioni delle foglie, degli arbusti, degli alberi e con l'anemometro verifichi la velocità del vento, però ricorda che l'anemometro misura il vento dove sei tu, quindi se stai osservando degli alberi in lontananza, lì c'è un altro vento. E se tu sei a livello terreno, stai osservando cime di alberi alti 10-15 metri, lì su c'è un altro vento. Quindi cerca un attimino di capire se stai stimando lo stesso tipo di vento. E un'altra cosa, quando stimi il vento per tracciare la traiettoria del tuo proiettile, ricorda di stimare il vento nel punto in cui spari, a metà percorso, e nei pressi della sagoma. Perché? Perché magari dove stai sparando tu può tirare un vento da destra a 4 metri al secondo, poi nei pressi della sagoma ci potrebbe essere calma piatta o addirittura un vento contrario, non è detto, capito? Quindi il vento cambia durante il percorso, soprattutto se stai sparando con angoli di silo, quindi da 400 metri di quota e il bersaglio è a 800 metri, però è 100 metri più in basso, quindi come vedi, cambiano le quote, cambiano i venti, cambia tutto. Quindi questo è il metodo per imparare a capire a che velocità sta andando il vento. Quindi un anemometro come riferimento, perché lo misura e ti dice effettivamente a quanto sta viaggiando, e la scala di Beaufort. Ok, ora andremo a lavorare con la scala che ho rifatto io, semplificata e arrotondata un pochettino per semplicità. Quindi valore 1, vedi lo 0 lo salto perché tanto calma piatta e quindi deriva 0. Ok, bava di vento. Bava di vento, come la riconosciamo? Bava di vento tira a meno di 2 metri al secondo circa, quindi da 1 a 6 km orari, e si vede solo dal movimento del fumo. Qui c'è il disegnino in allegato che trovi su internet, ma non rende molto l'idea, quindi ti ho messo delle foto. Ecco, quindi il fumo cosa fa? Sale verticalmente e poi il vento, anche se è leggero, non lo percepisci sulla pelle, ma vedi che sposta il fumo. Ecco, qui sicuramente sarà maggiore di 2 metri al secondo perché il fumo già da come esce già lo piega, altrimenti sarebbe andato più in alto. Ma poco conta questo, perché il variare della pressione comunque sia schiaccia il fumo in basso. Invece quando la pressione è alta il fumo sale più in alto. Ok, valore 2, brezza leggera da 2 a 3 metri al secondo, quindi comincia a sentire il vento sulla pelle, proprio senti il vento che rinfresca la pelle e le foglie frusciano. Ecco il disegnino allegato, la bandiera comincia a muoversi, il fumo si sposta un po' di più, e gli alberi cominciano a muovere le foglie. Vediamo un video. Ok, alzate il volume.
Senti il fruscio delle foglie, osserva qui le foglie che si muovono, vedi? Cominciano a muoversi le fronde che sono più leggere, ricche di foglie, quindi si muovono. Come vedi, qui dietro si muovono anche gli arbusti perché sono alti e stretti, quindi impara a capire la tipologia di albero. Questo è un altro tipo di albero, vedi le foglie che frusciano, si muovono solo i rametti più leggeri, quindi impara a capire la tipologia di albero. Quindi qui stiamo parlando di 2-3 metri al secondo. Si muovono le foglie, ok? Andiamo avanti. Punto 3, brezza tesa, quindi da 4 a 5 metri al secondo. Foglie a rami più piccoli, in movimento costante. Solito disegnino, la bandiera si alza un po' di più, il fumo, vedi, si schiaccia e si allunga e le foglie cominciano a muovere anche i rametti. Ecco, vedi, le foglie frusciano, cominciano a ondeggiare di più. Adesso stiamo a 2 metri al secondo. Comincia a salire il vento. Arriva a 3, 4 metri al secondo, anche il cipressino comincia ad ondeggiare, vedi? Vedete, si muovono di più anche i rami più grossi, vedete come ondeggia? Cominciano a muoversi anche i rami più grossi. Comunque, puoi rivedere il video più volte, lo rimando indietro, lo rivedi e cerchi di capire. Qui siamo un vento da 4-5 metri al secondo. Punto 4, vento moderato, quindi da 6-7 metri al secondo. Come vedi, corrisponde a 20-29 km/h, comincia ad essere. Quindi si solleva polvere e carta, i rami sono agitati, quindi che significa? Solito disegnino in allegato, ma rende poco, ecco perché ho messo le foto. Quindi comincia la carta, il fogliame, questa è un'immagine presa da internet e c'è scritto anche qui chi l'ha realizzata, c'è la sua filigrana. Quindi quando cominciate a vedere questo movimento di foglie che cominciano a alzarsi da terra e la carta, cartacce varie, quindi stiamo parlando di un vento moderato, eccolo qui. Vento moderato, si muove un po' a scatti, ok, perfetto. Come puoi ben vedere, vedi, gli alberi sono curvi nella direzione del vento, vedete, i vari tipi di arbusti si muovono, oscillano, vedete, i rami sono in continua agitazione. Prima erano agitate le foglie, adesso vedete, proprio i rami cominciano ad ondeggiare di più. Mi dispiace che si muove un po' a scatti, non capisco perché, non rende bene l'idea. Ok, 6-7 metri al secondo. Verifichi sempre col tuo anemometro. Lo ricorda, se stai osservando questi alberi, non è detto che questo si muova alla stessa velocità, perché magari il vento qui passa in una maniera e qui è schermato, magari c'è la casa davanti che non la vedi e ti scherma un po' il vento. Ecco perché le siepi sono ferme, perché c'è il muro della casa. Quindi devi sempre valutare bene le correnti da dove tirano. Ok, punto 5, vento teso, 8-10 metri al secondo, già arriviamo a 40 km/h, comincia ad essere un motorino, uno scooter, fa 40 km/h, quindi oscillano gli arbusti con foglie, si formano piccole onde sulle acque. Ok, io delle acque non te ne voglio parlare perché dovrei fare dei filmati o comunque sia delle foto apposite, magari lo farò più avanti. E vediamo il video annesso, la solita immagine, che rende poco. Come vedi, i rami sono molto più agitati, si muovono addirittura, vedi il cipressino che prima si muoveva solo le fronde, ora si muove tutto, vedi, oscilla tutto il tronco, vedete gli alberi si muovono tutti, i rami grossi, gli arbusti proprio, il tronco interno. Quindi qui stiamo parlando di un vento a 8-10 metri al secondo, da 8 a 10, che ricorda che il vento non è che tira standard, non è un ventilatore, te lo metti a 3 e esce a 20 km/h, il vento tira a raffiche. Quindi da 8 a 10, ma devo essere pure da 8 a 11, quindi quando stimi devi stimare il vento e devi sparare nel momento che il vento tira a quella velocità, che se nel momento dello sparo il vento ha rallentato il corpo avrà un'altra traiettoria, se il vento ha accelerato il corpo verrà spostato di più, quindi devi stimare il vento e sparare quando il vento tira in quella condizione lì. Punto 6, vento fresco, 11-13 metri al secondo. Qua già facciamo difficoltà a sparare perché se cominciano a muoversi grossi rami, difficoltà ad usare l'ombrello, quindi il vento è molto forte. Pertanto ci sono difficoltà a sparare, puoi sparare con un calibro grande, sì, 338 e di più, sì, calibri più piccoli, un 5,56 comincia ad avere molta difficoltà, già 200-300 metri devi anticipare di 4, 5, 6 metri. Quindi mirare più 6 metri in direzione del vento per poter andare in salvo comincia a essere molto difficoltoso. Ora
in maniera così speditiva, sto dando dei valori, né? Sono dati certi, bisogna sempre calcolare tutto, l'arma, il proiettile e dove ci troviamo. Quindi se devi sparare con un vento così ti devi avvicinare di più al bersaglio, quindi non devi stare a distanze tipo 800 un chilometro, ma magari a distanze di 300 metri. Dipende dal calibro, dal proiettile, dal suo coefficiente, dal suo peso, come ho già spiegato in altri video tutorial. Quindi vediamo, solito disegnino, il vento proprio schiaccia il fumo, la bandiera è tesa, vedete, e si piegano gli alberi. Difficoltà a manovrare con l'ombrello, quindi figuriamoci il proiettile come se lo porta. Oh, adesso arriviamo al punto 7, che dopodiché si continua fino al 12, ma dopo il punto 7 qua è, cioè, qua è impossibile sparare. Quindi vento forte, 14-17 metri al secondo, si arriva quasi a 60 km orari, quindi interi alberi sono agitati, si fa difficoltà a camminare contro vento. Ecco qua, gli alberi sono agitati, come potete vedere queste palme, si fa difficoltà a camminare contro vento. Qui ho trovato questo cartello che si addice proprio vento forte. Però è così, si fa difficoltà a camminare, quindi il colpo proprio e la raffigata se lo porta, sarà impossibile sparare anche a cortissime distanze. Bene, adesso facciamo un riepilogo. Quindi ho preso questa immagine da internet che mi piace, molto bella, spiega bene. Quindi partiamo dalla scala 0 di Beaufort, quindi il fumo sale in maniera verticale e stiamo parlando di un vento sotto un metro, un chilometro orario, quindi 0,2 metri al secondo, quindi calma piatta, mare una tavola, bandiere non si muovono, foglie non si muovono, il fumo sale verticale. Poi c'è il valore 1, quindi la bava di vento, quindi il vento ha meno di 2 metri al secondo, quindi il movimento del vento te lo dà il fumo, magari la bandiera si muove leggermente, ma ci poco fa caso. Poi c'è il valore 2. Quindi abbiamo visto la bava di vento 1, il 2 è la brezza leggera, da 2 a 3 metri al secondo. Si sente il vento sulla pelle nuda e le foglie frusciano. Ok, dopo abbiamo il valore 3, da 4 a 5 metri al secondo. Quindi foglie e rami piccoli in movimento costante, quindi rami più piccoli in movimento costante. Come abbiamo visto dal video, proprio le cime si cominciano a muovere. Ora non ti parlo di bandiere e mare, però come vedi le bandiere cominciano a sventolare in certe angolazioni, il mare comincia a incresparsi e a formare delle piccole onde, ma lo vedremo poi in un tutorial dedicato. Valore 4 da 6 a 7 metri al secondo, quindi sollevamento di polvere e carta e rami sono agitati, vedi? Ok, valore 5, 8-10 metri al secondo. Quindi oscillano gli arbusti con foglie, si formano piccole onde sulle acque, anche dette paperelle, perché in mare si vedono queste piccole ondette bianche che sembrano delle paperelle. Potrebbero sembrare. Ok, valore 6, 11, 13 metri al secondo. Movimento di grossi rami, difficoltà ad usare l'ombrello. Scala, quindi numero di Beaufort 7. Da 14 a 17 metri al secondo, eccolo qui. Quindi gli alberi sono agitati, difficoltà a camminare contro vento. Dopodiché, come puoi ben vedere, come vedi l'evoluzione del fumo che viene proprio strappato via. Ecco qui cominciamo ad arrivare a burrasca. Come vedi, danni alle strutture, agli alberi, i rami che si spezzano, bandiere che si strappano e poi si arriva proprio al quello che è l'uragano, ok? Quindi già arrivati al valore numero 7 è già impossibile sparare. Quindi adesso che hai tutte le nozioni, stai attento al vento, impara a stimarlo. Se non hai capito qualche passo, puoi rimandare indietro il tutorial, riguardarlo, altrimenti mi contatti e sarò felice di rispondere alle tue domande. Grazie per avermi seguito. Attendo tue domande, attendo un tuo like che mi dà più motivazione a fare altri video e andare avanti, che se c'è richiesta, a me fa piacere fare altri video. Infatti questo mi è stato richiesto da alcuni ragazzi che dicono: sì, ma come faccio a stimare il vento? Allora ho detto: bravo, adesso ti faccio un tutorial apposta. Quindi ho fatto questi video che
secondo me rappresentano meglio rispetto alla solita immagine o disegno. Oh, grazie e arrivederci al prossimo video.